Io credo che vi sia stata data una bellissima opportunità. Credo che gli occhi di tutti avranno osservato i movimenti leggeri, eleganti della Gloria Grigolato, ma nessuno avrà avuto occhi attenti come queste ragazze. Allora adesso potete raggiungere questo palcoscenico che loro vedono per la prima volta, quindi maestra dovrai avere molta comprensione perché non hanno fatto prove, non hanno potuto farle e quindi siamo all'insegna di un omaggio nel quale prevale un sentimento di riconoscenza e di augurio, ma nel quale abbiamo anche un po' di incertezza preparatoria. Maestra, ti vedo preoccupatissima, come sempre. Allora, un applauso per te. Il nome del proprio paese natale, rendendolo illustre oltre i confini nazionali. Ad essi assegna a giudizio insindacabile del comitato direttivo una targa riproducente la sede della casa di spiritualità, una pergamena personalizzata con nome e cognome e anno di assegnazione del premio.
L'Accademia consente al premiato di fregiarsi di una spilla con la riproduzione artistica di rondini in oro, simbolo della libera ricerca artistico-scientifico-professionale, dell'amore per il luogo natale e degli altri traguardi raggiunti. Alla Etoile Gloria Grigolato, rondine villafranchese che ha saputo volare alto fuori dai cieli d'Italia. Grazie anche a lui che segue molto l'arte, è una persona